Buongiorno amici e ascoltatori, sono Elia Barbuiani, questa è Iust Law Web Radio, eh, puntate dedicate all'adeguamento al nuovo eh, regolamento europeo in materia di eh, tutela dei dati personali. Abbiamo iniziato una serie di puntate eh, più pratiche per indicare insomma, come fare una consulenza in materia privacy e oggi con noi Monica Perego. Buongiorno Monica. Salve anche agli amici di... You slow so, web web radio. Radio. Allora, Monica, intanto grazie che abbiamo già fatto una prima puntata molto interessante e oggi invece parliamo di come organizzare il passaggio all'adeguamento all'interno di un'azienda che è un tema che immagino che ci impegnerà abbastanza, perché insomma, abbiamo parlato di anno zero nella scorsa puntata, mm. quindi insomma, abbiamo ancora ormai meno di un anno per l'adeguamento, all'interno delle aziende c'è già il panico totale, perché ci cioè, sono documenti da qualche parte, ci sono prassi consolidate che non si sa bene da dove sono partite, ci sono delle persone che magari nel frattempo uno doveva farlo lui e non doveva fare quell'altro, insomma da dove dobbiamo partire per fare all'interno di un'azienda questo cambiamento? Allora, dunque, diciamo che mh, se siamo un'azienda molto molto esposta alle problematiche privacy e non siamo ancora partiti è un problema, eh? se siamo una realtà poco esposta, non, di, non direi tanto in funzione delle dimensioni dell aziendali, anche se c'è questo famoso 250 dipendenti, però in termini generali poco esposta, allora ci abbiamo ancora tempo. Dunque, cosa dobbiamo fare? Allora, la prima cosa che secondo me dobbiamo fare è all'interno dell'azienda capire, indipendentemente se poi l'azienda ricorrerà o meno a un consulente, capire eh, qual è la figura di riferimento interna. Qua abbiamo tante soluzioni. Se Qualche ascoltatore ha già sentito la puntata precedente, abbiamo parlato del sistema di gestione della privacy, eh, beh, eh, aveva intuito che già la complessità di un sistema di gestione prevede l'individuazione di una figura dedicata, non solo alla privacy, al sistema di gestione generale. E quindi, ad esempio, un'azienda che ha una media bassa esposizione a questo tema potrebbe individuare, ad esempio, una figura che si occupa di organizzazione, la figura di riferimento interna. Ci sono aziende che ricorrono all'IT, ci sono aziende che ricorrono alle funzioni dell'amministrazione, però ricordiamoci che la privacy è prevalentemente un tema organizzativo, non è un tema IT, non è un tema amministrativo. Quindi abbiamo bisogno di una persona di visione organizzativa. Quindi un'azienda può fare, un fare l'adeguamento da sola o è preferibile chiamare una persona competente, che sia un avvocato, che sia un ingegnere, che sia comunque una persona che abbia questa visione a 360 gradi? No, allora non me la sentirei di dire che un'azienda deve per forza chiamare un consulente. Casomai eh, dipende da, dalla sua complessità e dipende anche dal, dalle competenze che ha internamente. Ci sono aziende che hanno un'esposizione molto bassa o hanno persone molto competenti all'interno che possono, secondo me, benissimo farlo da sole. Eventualmente possono ricorrere un esterno per avere un check finale, un audit finale. Ci sono in realtà invece aziende che non hanno risorse da dedicare perché sono molto berate o non hanno risorse sufficientemente formate, allora lì c'è la necessità di ricorrere a un esterno. Però in ogni caso tu un referente interno lo devi avere, okay? non puoi pensare che questo tema lo molli tutto all'esterno, perché c'è troppo rischio su questo. Ti faccio un esempio. Se io sono un consulente esterno e non ho nessun referente interno e ad esempio esce un nuovo eh, provvedimento del garante che si applica all'azienda che sto seguendo, con chi parlo, con chi mi interfaccio, viceversa, se l'azienda eh, introduce un nuovo eh, trattamento e quindi deve fare una nuova valutazione del rischio, ma non ha una figura interna che segue questo, non riesce neanche a percepire la necessità di sollevare questo problema con qualcuno che si occupa di privacy. Quindi per questo motivo abbiamo comunque bisogno, consulente sì, consulente no, di averne un puntello in azienda. Okay. Allora, cosa fare? La prima operazione da fare secondo me è prendere il referente interno e formarlo. Abbiamo diversi tipi di corsi. Ne sapeva già di codice? Allora bisogna fargli una formazione sul gap tra codice e regolamento non ne sapeva niente di codice allora bisogna formarlo da zero quindi c'è anche da capire da dove parte questa figura ti blocco un sì. attimo allora parliamo quindi nell'ottico in cui abbiamo per esempio un consulente interno che, un consulente esterno che si deve comunque fare riferimento a una persona interna sì. all'azienda però questa persona interna all'azienda chi è nel senso Molto spesso eh, si ha a che fare con la segretaria piuttosto che addirittura no. magari la stagista, cioè la persona, il mancapitato, poverino che è stato messo lì, guarda tu fai la privacy, non ne vogliamo sapere, a maggio 2018 fai in modo che sia tutto pronto. È così? Oppure serve un altro tipo anche di figura apicale magari, non lo so? Ma allora, diciamo, eh, immaginiamo che abbiamo un'azienda di 120 dipendenti, produzione metalmeccanica, lavorazione conto terzi, problematiche di privacy. Pochissime, limitate ai dipendenti, ma poca roba, ok? Allora non me la sentirei di dire che lo stagista va bene, però voglio dire una segretaria sveglia e brillante potrebbe andare benissimo, ok? Adesso iniziamo, diminuiamo molto le persone, andiamo a diventare, sono otto le persone, ma queste gestiscono ricerche di marketing, ok? Eventualmente avvalendosi di intervistatori sul territorio, eccetera, eccetera, ok? Io condivido l'ufficio con una società, sono in tre. E fanno ricerche di marketing per nomi primari, anche se sono in tre hanno problematiche di privacy eh, enormi, ok? Quindi li hanno bisogno di una figura di riferimento. Non necessariamente un dipendente, ma una figura. Quando, forse non mi sono spiegata. Quando io intendo una figura di riferimento, non dico necessariamente un dipendente, però deve essere una figura che è individuata, che è in organigramma con quel Quindi le dimensioni non devono essere, diciamo, un elemento discriminante, deve essere più dis e discriminante la tipologia di trattamenti eh, svolti. E avere quindi una persona che abbia un ruolo anche proattivo all'interno dell'azienda, che sappia anche confrontarsi e dire: guarda, in azienda è successa questa cosa, può avere dei problemi privacy, insomma, avere anche questo tipo no? giusto esatto. comunque di dialogo. E deve essere in grado anche di parlare col titolare. Per questo non basta essere proattiva, ma deve avere un accesso diretto al titolare, perché poi è lui che deve a un certo punto prendere delle decisioni. Allora, avendo individuato questa figura, avendola formata in qualche modo, eh, a questo punto dobbiamo fare la prima operazione, è una gap analysis, cioè un cielo manca rispetto a quello che già c'è che ad esempio è ereditato dal codice, casomai non più tenuto aggiornato, non tenuto aggiornato più di tanto, è quello che, ci che chiede il regolamento. Immaginiamo che la nostra azienda fino al 2015 abbia tenuto aggiornato un DPS e poi non l'abbia più tenuto aggiornato. Allora quel DPS, anche se non aggiornato, non è che forse vada va proprio buttato via, qualche parte va salvaguardata. Ovviamente tanto più il DPS era stato ben fatto e ben concepito prima. Io ho dei clienti che ancora oggi hanno sempre mantenuto il loro DPS, adesso forse li cambieranno nome, io gli ho proposto MOP, Modello Organizzativo Privacy, perché... Per tanti versi questo documento potrebbe assomigliare anche a quello che prevede la 231, però loro non faranno una grande fatica okay? perché è una base costantemente aggiornata, nonostante la legge non lo chiedesse più. La norma non chiedesse più, l'hanno tenuta. Allora, fai una gap. Facendo una gap, capisci che cosa ti manca e a questo punto devi fare un piano di adeguamento, dandoti delle priorità. Sicuramente devi capire se devi avere o no un DPO, e qui si apre un altro mondo. Interno, esterno, eccetera, devi capire o meno se devi fare un'analisi del rischio, e qua ci sono delle situazioni oggettive che ci dice, dicono i documenti quando va fatto un'analisi del rischio, e ci sono dei, delle situazioni molto dubbie. Ad esempio, il concetto di trattamento su larga scala è un concetto che in alcuni casi è molto chiaro, ma in altri lascia un po' di dubbi. No. Nel frattempo non dimentichiamoci che il garante potrebbe continuare a buttare fuori indicazioni e documenti e questo è un elemento ulteriore di complessità. Quindi abbiamo fatto una gap, ci diamo delle priorità. Probabilmente se lavoriamo bene abbiamo fatto un piano, abbiamo un budget e l'abbiamo sottoposto alla direzione, soprattutto se l'adeguamento implica l'individuazione di nuove figure o se implicasse ad esempio l'introduzione di nuove misure sui sistemi informatici. Con l'occasione poi l'azienda potrebbe anche ripensare ad alcuni processi, cogliendo attraverso le richieste della privacy l'opportunità per ripensare a qualcosa di più globale. Faccio un esempio. Dalla GAP emerge che la gestione dei badge, delle chiavi, degli accessi è fuori controllo, okay? è debole. Certo, è una cosa che ti emerge dalla privacy, ma tu a questo punto la direzione potrebbe dire, beh, allora, visto che ci siamo, risistemiamo tutta questa cosa, quindi è, è nata dalla privacy, ma in realtà ripensi più, in un'ottica più grande e quindi cogli anche questa opportunità. A questo punto devi adeguarti, ricorri a un esterno, ricorri anche a un esterno, fai tutto in casa, scelte diverse, ogni azienda matura la soluzione che è più... Adeguata a se stessa alle competenze del personale. Terminata l'implementazione, il primo livello, cioè l'adeguamento, abbiamo la necessità di fare un audit di conformità legislativa, cioè di verificare se tutto il cielo manca che dovevo fare l'ho poi messo in atto. Nel frattempo, mi ricordo sempre che il garante potrebbe continuare a buttare fuori documenti che devo considerare e verificarne l'applicabilità. Fatto questo, potrai fare il salto del sistema di gestione sul sistema di gestione della privacy. E qua ritorniamo alla prima puntata che eh, lasciamo ai lettori, agli ascoltatori di eventualmente scaricarsi se non l'avessero. Sì, sito, assolutamente. Eh? Per okay. parlare di modello di gestione della privacy. Continuando quindi a parlare di adeguamento all'interno dell'azienda, tu prima facevi riferimento alla figura del DPO. Che sappiamo che è obbligatoria in certi casi, in altri casi non è obbligatoria. E anche nei casi in cui non è obbligatoria, un'azienda può avere interesse ad assumere un DPO per fargli fare l'adeguamento? Quindi, prima dell'anno zero, del 25 maggio 2018? Beh, allora, eh, sicuramente sì, anche perché. Ricordiamoci che quando si parla del DPO il regolamento dice può fornire anche parere consultivo, quindi sostanzialmente nella testa di chi ha scritto il regolamento c'è che la figura del DPO non si limita ai controlli, ma fornisce anche un supporto consulenziale. Con questa attenzione, quando dice può fornire parere consultivo, vuol dire che comunque il DPO alla fine non decide, cioè il livello di, di qualità, di profondità delle misure che vengono messe in atto resta sempre una decisione della direzione perché è lei che ci mette i soldi. Quindi l'attività potrebbe essere di adeguamento supportata a carico del DPO? Assolutamente sì. Ricordiamoci che però le risorse economiche le mette la direzione, il DPO alla fine dovrà valutare la complessità del modello fatto. A farla giusta? ma qui mi rendo conto che siamo un po' nel mondo meraviglioso, eh, il DPO non, non, ha, non sarebbe il so soggetto completamente autonomo per controllare la qualità del proprio lavoro. No? Se io sono un DPO e implemento un sistema di gestione, poi lo devo controllare, è chiaro che non potrò dire che questo sistema fa schifo, l'ho fatto io. Quindi l'idea nel mondo dei sogni, tu implementi il sistema, io sono il DPO. Però mi rendo conto che voglio dire, alcune aziende riescono, hanno le forze economiche per fare questo passaggio ed è giusto che lo facciano. Altre aziende, eh, voglio dire, mi rendo conto che hanno anche delle disponibilità più ridotte. Pensiamo, ritorniamo ai miei tre vicini di ufficio, ok? Sono in tre. Prendono un consulente per implementare il sistema, prendono un altro consulente che faccia il DPO, fanno loro uno di DPO e capisci, cioè Voglio dire, bisogna anche pensare che insomma, poi le aziende hanno anche risorse economiche finite e devono cercare di gestirle nel modo migliore, fermo restando che la privacy deve essere tutelata. Però insomma, non, non me la sentirei di dire che esiste la ricetta giusta. Ogni volta va un po' la ricetta confezionata, tenendo conto anche di tanti vincoli che l'azienda ha. Ok, riusciamo a fare Monica, un, per chi ci ascolta, un riassunto, quindi in mm, 3, 4, 5 punti ce lo direi tu, che cosa bisogna fare quindi per un passaggio in azienda all'adeguamento, quindi quali sono le fasi in modo schematico? Allora, fase numero 1, capisco se lo faccio dentro, lo faccio fuori o faccio un mix. Fase numero 2. Capisco qual è la persona dentro di riferimento. Fase numero 3. Raccolgo tutto quello che avevo e faccio il cielo manca rispetto al regolamento. Fase numero 4. Faccio la lista di questo, del punto 3, do alla direzione, dico direzione, questo è quello di cui dobbiamo fare, ho bisogno del tuo ok. Eventualmente si negozia con la direzione. Fase numero 5. Implemento. Fase numero 6 Formo il personale sulle modifiche che ho implementato. Fase numero 7 Faccio un audit di conformità legislativa per vedere. E se dovrei essere arrivato a maggio, forse con l'acqua alla gola, ma ci sono arrivato. A questo punto posso solo, fase numero 8, migliorare il mio sistema, quindi implementare un, sistema, un modello dinamico, perché fino adesso ho fatto tutta un'attività statica, e poi andare ad affinare. Qui c'ho tutto il tempo che voglio. Okay? Diciamo che l'audit di conformità legislativa, che il regolamento non lo cita ma è il momento del controllo, lo dovrei fare teoricamente entro maggio. Questa è un po' la lista della spesa delle misure minime. E ovviamente alcune di queste sono importanti, perché in mezzo c'hai da fare un'analisi rischio, vai ad aggiornare un registro dei trattamenti, hai da valutare la bontà della sicurezza dei sistemi informatici. Ti faccio un esempio. Io qui non ho fatto in questa lista della spesa un punto cruciale. Un eh, le, le aziende hanno un problema spesso, che chi segue i sistemi informatici è autoreferenziale, cioè se la canta e se la suona da solo, perché nessuno in azienda è in grado di controllare l'operato di un IT. Okay. Con questo non sto dicendo che non sono bravi, sono bravissimi, però sono autoreferenziali. Quindi, dentro alla mia lista, a un certo punto potrei andare dalla direzione, dire, senti direzione, ma il nostro IT nessuno lo controlla. Cosa ne sappiamo della qualità delle misure che mette in atto? Forse potremmo fare un audit da parte di un altro esperto esterno, eh, questa cosa può costare. Questa cosa la direzione potrebbe dire, beh, insomma, effettivamente è vero, perché al di là della privacy io potrei anche pensare di fare, dice cioè la direzione, una valutazione complessiva della qualità dei miei sistemi informatici. La privacy è stato il grimaldello, ma a vederla più tonda. Ecco, questo passaggio qua potrebbe essere un passaggio che porta via anche diversi mesi, tra lo fai, lo organizzi, definisci i risultati, eccetera, eccetera, e forse inevitabilmente vai dopo maggio a fare questo. Però è uno dei passaggi che dovresti eh, considerare. E quindi è chiaro che un passaggio di questo genere, come dire, crea un varco in tutte queste misure da fare e anche un, un impegno di tipo economico importante. Questo ci insegna un altro passaggio, che la privacy può essere, e tutta questa implementazione, un grimaldello per dare all'azienda uno strumento per riconsiderare non soltanto i sistemi informatici di adeguatezza che sono spesso autoreferenziali, non soltanto per considerare il tema della privacy, ma per considerare un tema che io ho molto a cuore, che è la salvaguardia del know-how aziendale, di cui la privacy è un pezzetto. E quindi questo può essere. Nella tua esperienza, in queste fasi che ci hai descritto, dove sta la patologia? Cioè, qual è il momento, più degli altri, dove la macchina si inceppa, dove il consulente spesso sbaglia? Più che sbaglia è che la macchina si inceppa perché... Allora, devi sceglierti il consulente giusto, eh? ok? E quindi non esiste il consulente che va sempre bene per tutti. La macchina si inceppa perché l'azienda si spaventa del carico da lavoro da fare, No? E quindi e questo sta anche nel consulente. Se tu capisci che hai già un'azienda in difficoltà, un'azienda che soffre tutto questo, il tema dell'audit sul sistema informatico lo puoi mettere sul tavolo, ma non puoi insistere perché questo avvenga. Se invece hai un'azienda molto reattiva, un'azienda che guarda avanti, un'azienda dinamica, allora lo puoi mettere e poi dare impulso. Quindi devi anche dosare le misure fermo restando che devi rispettare. Il regolamento, ma devi anche dosare le misure in base al tipo di azienda. Quindi non devi spaventare l'azienda, l'azienda che si spaventa frena tutto. Questo è un primo momento in cui la macchina si inceppa. Un secondo momento in cui la macchina si inceppa è quando tu vai a violentare l'azienda introducendo delle misure, introducendo dei moduli, introducendo delle procedure in cui l'azienda non si riconosce. Un bravo consulente deve sempre tagliare un vestito su misura dell'azienda, non può prendere quello che ha fatto nell'azienda A, salva con nome, gli cambia il logo e va bene per l'azienda B, perché questo spaventa le aziende ed è controproducente, la privacy verrà vista come una rottura di scatole e invece la privacy deve essere integrata nei processi aziendali, quindi deve costruire un vestito su misura, però qui sono consulenti che costano. Non tanto perché sono bravi, ma perché questi consulenti sono consulenti abituati a lavorare, come posso dire, in modo sartoriale. E quindi l'azienda che sceglie un consulente sartoriale si probabilmente spaventerà meno perché gli costruirà un vestito più su misura. Il consulente che invece dice così bisogna fare fregandosene del, dei processi interni aziendali, della realtà aziendale, sicuramente crea una grossa difficoltà e quello è un altro momento in cui le cose si possono incastrare quindi un po' consulenti e un po' anche psicologi e a proposito di cose che spaventano siamo arrivati al termine di questa puntata e quindi ringrazio ancora Monica Perego e nella prossima puntata parleremo di un tema che secondo me spaventa invece gli avvocati, cioè parleremo di audit mm. che insomma penso che ne avremo da dire grazie ancora a Monica Perego grazie a tutti Yuslow Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Yuslow Web Radio che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Yuslow Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La Formazione professionale diventa, diventa smart. smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati, da colleghi a colleghi. Da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it. www.webradiouslow.it.